Signore e signori, visto che ho un recente divagazione sull'organo Hammond è stata abbastanza apprezzata, quindi penso che a questo punto potremmo anche continuare, no? Magari anche parlare di qualcosa un po' più profondo, diciamo, dell'organo Hammond. In realtà l'organo Hammond ha praticamente poco di se stesso che si vede all'esterno. Tutto il vero cuore dell'organo Hammond è all'interno, e anche il peso dell'organo Hammond è all'interno. Quindi adesso prenderò in mano la videocamera, quindi vedete un po' le figure, immagini traballanti, perché vi guiderò personalmente all'interno di questa mostruosità musicale. Quindi vediamo di prendere la videocamera. Ecco qua. Perfetto. Adesso me la infilo e incominciamo col dire che vabbè, qui ci sono altri bimbi. Incominciamo col dire che accendo la luce, l'illuminazione, non mi si accende l'illuminazione, pace. Dovevo farlo prima, vabbè, vediamo se si riesce. Innanzitutto vedete che dietro c'è il classico pezzo di legno che copre tutto quanto. Che bei vitoni, ma che bei vitoni, per la serie non si deve più muovere niente, neanche a prenderlo a calci. Ecco, vi dirò anche che quando ho comprato questo organo c'era separato dal prezzo anche il suo pannello posteriore originale, che però era stato ampiamente modificato, guarda caso, come il resto dell'organo, e quindi nel mezzo aveva una mega scritta Hammond con luci LED e discoteche varie, che praticamente mi costava praticamente, cioè senza praticamente, non ripetiamoci, mi costava come l'organo. Ecco, questo è il cuore, però adesso voi non vedete un accidente, quindi mi fermo un attimo. Eccoci di nuovo. Adesso andiamo a scoprire il cuore dell'organo Hammond. Appoggio il pannello posteriore al muro, perché non è piccolino, infatti ho preso un pezzo di legno a caso, anche perché è il più economico che c'era, anche perché ai tempi non sapevo sicuramente se sarei riuscito a farlo parlare di nuovo. In questo caso è meglio cantare, però ci sta. Allora, quello che vedete qua davanti è il generatore dell'organo Hammond, il generatore elettromagnetico. Vedete, c'è quel motore lì, quello lì blu, che siccome porta l'etichetta, potete vedere, export 230 volt, se non leggo male, 50 cicli, ovvero 50 Hz, è stato costruito in America, pronto per l'export in Europa, quindi con la tensione di alimentazione europea e anche italiana. Quindi vedete lì in mezzo c'è quel passaggio tra i due alberi fatto da una molla, in modo da non dare troppo lo strappo, però c'è un motore solo, non più uno da una parte e uno dall'altra, con tanto di frizione e tutto quanto, per riuscire a portare a velocità il generatore. Bene, adesso lo avvio, vedrete quell'albero lì che comincia a girare di bestia e sentire il rumore che io chiamo il respiro dell'organo Hammond, ma non solo io lo chiamo così. Perché fa questo? Perché da questa parte di qua, ecco, vedete il mio ditone, in tutto questo blocco ci sono 96 ruote foniche, cioè 90. Cacchio, sta succedendo?
Vabbè, qualche valvola che dà i numeri. Scusate, può capitare. In ogni caso, dicevo, sono delle ruote più o meno di questa dimensione, ecco, e hanno dei denti tipo le ruote dentate, appunto, che non sono però appuntiti, sono ondulati per generare delle forme d'onda più o meno sinusoidale. Ad ogni ruota è avvicinato un pick-up magnetico, un più o meno come funzionano quelli della chitarra, che riesce a prendere, prelevare il campo magnetico formato dalla rotazione di ogni ruota. Dicevo, sono 96 ruote foniche, di cui 91 sono fatte per generare i suoni. Le altre servono solo per bilanciare il peso degli alberi che spostano le ruote foniche. Allora, vedete questo mazzo di fili va alle tastiere, tutti questi condensatori che vedete con i colori un po' meno vintage del solito, ecco, sono stati sostituiti, tutti i condensatori, anche gli elettrolitici, e infatti ha ripreso forma. Quindi questo è il primo grosso segreto dell'organo Hammond. Vedete, questi qua bianchi sono gli imbuti, diciamo, ecco, in cui far cadere l'olio, perché chiaramente essendo meccanico deve essere oliato, ma nessuno deve mai sognarsi di aprire una cosa del genere per oliarla dall'interno, anche perché vedete che esistono tanti di quelle bobine, tanti di quei piccoli trasformatori, che si rischia veramente in un attimo di tranciare qualche filo e dover buttare via tutto, perché i ricambi la vedo dura trovarli, ecco, di quelle cose lì perlomeno, per il resto invece si fa. E quindi si infila l'olio in questi due imbuti, che è collegato a tantissimi fili di cotone che se ne vanno in giro verso i punti dove l'olio serve. E l'olio praticamente gli scivola sopra e va a lubrificare i punti che necessitano appunto di lubrificazione. Qui in fondo vediamo il vibrato scanner che è collegato appunto al motore, all'albero che appunto proviene dal motore, attraversa tutto il generatore e arriva qui in fondo per far ruotare anche lo scanner, però è lo stesso modello identico dei modelli più grossi, più classici, più conosciuti, C3, B3, A100, RT3 e quant'altro. Invece vedete che tutti i fili sono delle piattine rosso-nere ai quali ho messo, come potete vedere, dei segnafili per indicare appunto i colori, rispettando quelli dello schema elettrico, e li ho rifatti tutti quanti, anche perché ai tempi usavano fili con un'unica anima di rame all'interno e quindi sono molto fragili a forza di gira, sposta, tira di qua, tira di là. Infatti anche questi fili neri che portano tutte le ruote foniche, tutte le singole note verso le tastiere, facilmente si rompono se vengono toccati. Se si lasciano lì possono durare altri 70, 80, 100 anni. Al contrario del sottoscritto, che invece a quel tempo avrà forse qualcosina di diverso da fare. Sotto, allora, questa è la parte superiore, cioè la parte posteriore, il generatore. Il generatore poi passa con quei fili neri, appunto, passa alle due tastiere che sono collegate in cascata. Un altro dei grandi segreti dell'organo Hammond sono le tastiere e sono letteralmente ignorate nella valanga di segreti dell'organo Hammond, perché, altra cosa bella di questo modello, tra parentesi, che si può aprire dal coperchio sopra, perché queste tastiere sotto ogni tasto ci stanno la bellezza di 9 o più contati, da 9 a 12 di solito, uno per ogni registro. Cioè, quindi c'è una barra che passa da una parte all'altra con un filo saldato a elettroforesi, un filo di rame, credo che sia, o comunque qualcosa di
molto resistente al tempo, al contatto, all'usura, e quindi per ogni tasto c'è un contatto con la rispettiva frequenza che va a toccare questa sbarra e quindi fa uscire la relativa frequenza, la relativa nota. Cioè noi lo chiamiamo suono, ma in realtà tecnicamente è una frequenza, è una forma d'onda che è quasi sinusoidale, cioè di solito le chiamano onde sinusoidali, ma non sono proprio sinusoidali perfette, altrimenti non avrebbe questo timbro particolare. Vedete che adesso 16 piedi per ogni roba, per ogni registro di questi qua che sto azionando ora, c'è tutta una serie di contatti che passa da una parte all'altra della tastiera. Sia sopra che sotto. Quindi un altro dei segreti molto ignorati dell'organo Hammond è proprio la costruzione delle tastiere, una cosa incredibile e impensabile per quei tempi, perché è veramente una genialata. Dopodiché è proprio in questa azione del contatto che va a chiudersi sulla barra, tac, tac, tutte le volte che si preme il tasto, ecco, quando appena appena si sta per chiudere si forma un piccolo arco voltaico, oppure un difetto di contatto, perché chiaramente l'ossido, lo sporco per natura si va a depositare dappertutto anche se è perfettamente chiusa. È questo che genera il famoso chic, 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 ok? Questo chic, 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 chic. Proprio quel contatto lì. Hammond ha sempre pensato questi organi per utilizzarli in chiesa e quindi in chiesa dava fastidio, quindi ha sempre cercato, più andava avanti con i modelli, con le produzioni, ha sempre cercato di togliere questo che per lui era un difetto. La prima cosa che ho fatto è levare il filtro del click. A me piace il click, così come piace a tutti quelli che suonano C3, B3, A100, RT3, D100 anche mi sembra che sia un RT3 con l'amplificazione interna, se non mi ricordo male, e tutta la bella serie di quelli, ok? L'L100 e tantissimi organi, l'M e tantissimi organi prima, diciamo, che arrivasse la rivoluzione transistor e la fine degli anni 60. Ok, quindi dopo le tastiere, appunto, finisce in questi selettori che permettono di cambiare il suono, quindi questo è per la tastiera inferiore, questa per la superiore, e questi qua in centro che servono per scegliere se il suono è pulito oppure con il vibrato. Questi qui in parte che invece servono per selezionare il tipo di vibrato. E tutto ciò avviene nel preamplificatore che ho costruito io, perché, come vi ho detto, quello precedente è andato in rovina. Allora mi sono preso il manuale originale, lo schema originale, e mi sono ricostruito, vedete anche appunto le valvole, mi sono ricostruito tutto il circuito seguendo fedelmente lo schema. Un'altra cosa che vi voglio far vedere prima di passare oltre è questa, un'altra delle diavolerie di Lawrence Hammond e soci, ovvero questa è la linea di ritardo sopra il generatore dove eravamo prima. C'è questa linea di ritardo che lavora insieme al vibrato scanner. In pratica cosa fa? Fa un phase shift, cioè sposta la forma d'onda leggermente di qualche microsecondo, millisecondo in avanti, in modo da dare l'impressione che siano tanti organi insieme a suonare. Infatti il chorus si basa su un principio del genere, diciamo. Ecco. Dopodiché, una volta che il suono esce da lì, arriva qui sotto, infatti vedete
in tutto questo blocco, con tanto di trasformatori pitturati di rosso, in tutto questo blocco abbiamo le valvole. Questa è la zona dell'amplificatore finale sul suono pulito. Qui ci sono le due raddrizzatrici a seconda della funzione che devono avere. Cioè, beh, i condensatori tipici della serie degli amplificatori valvolari, e qui invece la sezione dell'amplificatore del reverbero con le valvole preamplificatrici che pilotano appunto. Abbiamo tutti i vari cavi che se ne vanno avanti e indietro. Questo è il pedale del volume che, con buona pace dei puristi, funziona col classico trucco della fotocellula, ovvero c'è una lampadina da una parte e una fotocellula dall'altra, in mezzo una piastra di metallo che sale e scende insieme al pedale, comandata dal pedale. Quindi a seconda di quanta luce arriva alla fotocellula, il volume aumenta o diminuisce, praticamente una resistenza variabile, una fotoresistenza appunto. E di qua invece troviamo la scatola del vibrato, che originariamente era voltata dall'altra parte. Solo che a me la gente piace vederla in faccia. E poi, cioè, come potrei fare una cosa del genere? Se fosse girato dall'altra parte, mi tocca fare i salti mortali, non riesco neanche ad arrivarci. E quindi qua c'è lo speaker del canale del reverbero. Invece gli altri, vedete questo bel 15 pollici, quel bestione qui, e là il suo compare, mi sembra che sia un 8 pollici per le frequenze medio-alte, con il suo banalissimo condensatore di filtro. Ecco, un altro. Allora, qui c'è la. Aspetta, adesso devo giro un attimo la videocamera così ve lo faccio vedere meglio. Qui c'è la targhetta originale della Hammond Organ e anche qui sopra Hammond Organ UK, che hanno messo questa piastra, questa scatoletta con il fusibile, che di solito non si monta sugli organi originali, però qua ci sta, insomma, qua c'è stata messa e a me non dispiace assolutamente perché un fusibile in più non fa mai male, come usiamo dire in elettronica. Ok? Bene, allora adesso richiudo l'organo. Ah, un'altra l'ultima cosa che volevo dire è che il generatore elettromagnetico di solito qua sopra ha un panno, una specie di spugna che protegge appunto i vari condensatori, i vari circuiti così. Ce l'ho anch'io, ce l'ho di là, lo rimetterò, ma adesso per adesso voglio che sia tutto così, almeno fino a quando avrò finito di lavorarci, chissà quando, chissà come, rimettendo le percussioni e le piccole cose che mi manca da fare. Ok? Ritocco.
Soddisfazione riuscire
Where